Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e quest'oggi andiamo come al solito ad analizzare la questione riguardante le criptovalute. Una cosa importantissima della quale voglio parlare prima di tutto è, come vi ho detto l'altra volta, stanno per entrare in gioco grosse quantità di denaro. Questo perché? Perché le restrizioni per quanto riguarda, anzi le regolamentazioni, chiamiamole con il loro vero nome, perché restrizioni sembra che uno sta andando a chiudere, a bloccare il movimento di denaro all'interno del mondo delle criptovalute, ma sono regolamentazioni, ossia stanno definendo il modo in cui verranno investiti i soldi. Le regolamentazioni per quanto riguarda tutte le nazioni più grosse all'interno del mercato delle criptovalute, che siano... prima di tutto America, secondo di tutto South Korea, e poi Japan, e poi non lo so, insomma tante nazioni, che adesso comunque andiamo a vedere un articolo ben fatto, stanno incominciando a dare i loro primi frutti per quanto riguarda investimenti in criptovalute, blockchain e quindi creazione di fondi o di imprese per quanto riguarda la blockchain. Per quanto riguarda le ICO, anche stanno cercando di regolamentare le aperture, gli investimenti e insomma la fattibilità di una qualsiasi ICO, che fino ad oggi non è nient'altro che un investimento su PowerPoint praticamente, perché cioè, è soltanto un foglio elettronico dove ci sono tante belle figure e tante belle scritte, dove poi alla fine non c'è nulla di concreto. Alla fine le ICO sono proprio quelle per adesso. Bene, tutto ciò verrà regolamentato sicuramente all'interno di quest'anno. E perché? E adesso vado a spiegare, insomma, non è che io parlo di ciuscoli e di spippirelli. Allora, secondo un'analisi del 2000, nel 2018 il mercato delle criptovalute maturerà e attirerà più investitori. Bene ragazzi, allora, per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, potete andare a leggere questa notizia molto interessante, ma andiamola a leggere insieme, così magari imparo anche a leggere, dato che ogni tanto zoppico, e quello purtroppo, ve l'ho sempre detto, è un problema di dislessia che non se ne andrà probabilmente mai, ma io continuo a leggere per sti cazzi. Come riportato il 9 aprile da South China Morning Post, Adrian Lai, socio fondatore della società di investimenti di Hong Kong Oriac Partner, ha previsto che nel 2018 il mercato delle criptovalute maturerà e crescerà in termini di volumi di scambio, in particolare grazie agli investimenti istituzionali. Bene. Lai ha definito la crescita sbalorditiva del market cap, che ha raggiunto il record di 800 miliardi di dollari a inizio gennaio 2018, e la successiva caduta del primo trimestre ad oggi è di 256 miliardi di dollari, irrazionali, logicamente. Uno sale a 800, poi scende a 250, è normale che irrazionale. Irrazionale perché? Perché ci sono entrati all'interno del mercato della gente che già aveva i super big money, ha investito in maniera esponenziale, si saranno anche messi tra parentesi secondo me d'accordo, perché avere comunque capitali da 600 miliardi è un po' difficile, comunque si saranno anche messi d'accordo, avranno fatto schizzare il valore del prezzo in maniera esagerata fino a 20.000 k, a 20k, e poi hanno venduto. Ha attribuito questa sconcertante volatilità alla mancanza di supervisione, logicamente regolamentazione, e di investimenti istituzionali. Logicamente, come vi ho detto, ci sono stati delle istituzioni grosse, quindi hedge founder, comunque dei fondi privati e comuni che hanno investito, anche banche, che hanno investito senza basarsi su nessun regolamento e quindi hanno fatto i cassi loro. Ma si è dimostrato decisamente ottimista, affermando che gli enti non stanno mettendo al bando lo sviluppo delle criptovalute, ma stanno cercando di regolamentare meglio il mercato, il che dovrebbe aiutare l'industria a maturare. Se la posizione normativa diventa più chiara, i fondi più grandi saranno disposti a impegnare un capitale considerevole. Questo è ciò che vi stavo dicendo, perché momentaneamente i fondi, quelli Goldman Sachs per esempio, non si stanno buttando all'interno del mercato. Questo perché? Perché logicamente non vogliono rischiare
che tutti i soldi che magari hanno all'interno delle loro, diciamo, banche, vadano persi e regalati al mondo, insomma, vogliono che i soldi rimangano in tasca ai loro investitori. Il considerevole numero delle regolamentazioni del 2018 danno credito alla posizione di là. Infatti, ci sono tantissime nazioni che stanno cercando di regolamentare proprio questo ambito. Io avrei preferito una regolamentazione più ampia e anche più univoca, però logicamente non esiste uno stato centralizzato al mondo. Le conferenze della Commodities Future Trading Commission, CFTC, e la Security and Exchange Commission, SEC, di febbraio sono state interamente dedicate alle criptovalute. Questo cosa significa? Che come vi ho già parlato in altre notizie, che proprio questi due enti hanno discusso a febbraio per cercare di regolamentare e di dare un senso a tutto questo ambardam. Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud stanno valutando ed emanando normative per valute virtuali, blockchain, exchange di criptovalute e ICO. Oltre a considerare dei frame fiscali, logicamente i frame fiscali cosa sono? I framework fiscali cosa sono? Sono diciamo, un insieme di leggi, di regolamentazioni, quindi di leggi che va a tutelare il capitale che viene investito all'interno di questi mercati, ammettendo che le regolamentazioni non sono ancora del tutto sviluppate. Infatti questo è anche vero, ognuno ha un po' l'idea a cavoli suoi. A marzo Cointelegraph ha riportato che secondo le previsioni nel 2018 il capitale di rischio investito in blockchain supererà di gran lunga quello del 2017, considerando investimenti importanti come 140 miliardi di dollari investiti da Goldman Sachs, Baidu, non so chi esso è, e CACC, CACC. Nel recente acquisto dell'exchange Poloniex da parte di Circle, o investimento di Digital Currency Group nella banca crypto friendly di Silvergate Bank. Logicamente tutte queste sono investimenti che si stanno facendo a pro blockchain e pro criptovalute. Perché? Perché si sta preparando, diciamo, il mercato, il terreno il più fertile possibile, il più ponderato possibile per non ricevere perdite e non fare, insomma, casotti all'interno del mercato delle criptovalute. Intanto Bitcoin si è totalmente fermato attorno a quel valore che vi stavo di cui ho parlato tempo fa, l'altra volta. Infatti sta sempre camminando sopra questo livello di prezzo, 6.850 dollari. Questo è il livello di prezzo attuale, che tra parentesi è anche il livello di prezzo sul quale sta rimbalzando continuamente Bitcoin. Andiamo al 4 ore, vediamo. Ok, allora possiamo anche portare questo rettangolo in questa maniera ormai. Sta continuando a rimbalzare all'interno di questo rettangolo e praticamente, insomma, raga, ci sta dando dentro, non sta andando da nessuna parte. Vi voglio mettere qualche altro disegnino giusto per rendere un po' il tutto più gradevole e sincero. Mettiamo così, un po' così. E poi un'altra linea che va da qua a qua. Eccola qua. Vedete, quindi si sta andando un po' ad appiattire il todos quantos, e appena andrà a rompere una di queste linee potrebbe esserci il ritorno. Secondo me non ci sarà mai un ritorno, anche se, guardate qui, è caduta, poi è rientrata, poi è caduta, insomma, sta andando sempre fuori a questa. Potrebbe esserci un ritorno molto leggero, perché, come abbiamo detto, fino a che non ci sarà una regolamentazione ben chiara, ben precisa per quanto riguarda il mondo delle criptovalute in qualsiasi nazione in cui è grossa, come abbiamo detto, Giappone, Sud Corea e America, non ci sarà mai un vero e proprio ritorno all'interno dei mercati. Questa è un'altra linea che è stata totalmente rotta, è stata totalmente rotta e adesso momentaneamente si sta viaggiando dentro questo campo che io vorrei un po' più schiarire, ecco così. È inutile anche andarlo a creare, perché c'è già questo qui che vado a schiarire de brutto, ma brutto, brutto, brutto. Eccolo qua, questo qui, così.
e andiamo a metterlo per come è realmente adesso, ossia questo. Vedete, questo è momentaneamente il campo nel quale sta viaggiando il Ethereum. Ethereum che anche lui è in totale caduta, basta vedere qua, cioè ragazzi, questo è l'Ethereum. E qui ha trovato uno scoglio abbastanza importante che si tratta di, andiamo a quella a un giorno, vediamo subito qual è. Allora, questo qua. In effetti è un limite che è stato già toccato 1 o 2 volte, è un vecchio massimo questo qui, non è niente di che, è un vecchio massimo dell'ottobre del 2, no, scusate, 8, di agosto del 2017 e di giugno di 2017, quindi praticamente soltanto un vecchio massimo che è stato incontrato e quindi sta venendo rivalutato praticamente. Vedete? Qui poi si è anche appoggiato più volte con diversi spike. E quindi niente, sta come al solito, sta seguendo una vecchia struttura Bitcoin. Andiamo su LTCUSD, che secondo me è una delle altre criptovalute importanti per quanto riguarda il mondo delle criptovalute. Qui invece Litecoin non sta seguendo praticamente nulla. Potremmo ritrovarcelo magari a questo livello tra qualche giorno, quindi sui 90 dollari, dove è stato toccato già un massimo nel 2017 a settembre. E poi è stato utilizzato per poi rimbalzare in questa maniera qua nel 2017 a dicembre. Quindi potremmo ritrovarcelo qui, il prossimo livello io lo vedo proprio in quest'area che la vado anche a evidenziare, potrebbe essere qui proprio il prossimo livello di attenzione per quanto riguarda Litecoin. Andiamo su XRP US Dollar, che anche lui sta facendo un po' schifio, però vedete, qui per esempio non sta toccando nessun minimo e nessun massimo. Sappiamo soltanto che sta per adesso andando parallelamente a questa linea che sarebbe quella dei, mi pare, dei 47 centesimi e dei 52 centesimi. Adesso vediamo subito. Allora, sta facendo questo giochetto qua. Quindi questo è 55 centesimi e questo è 45, quindi sta viaggiando all'interno di questi 10 centesimi di dollaro, cioè ragazzi, 10 centesimi di dollaro, non so se mi spiego, però sta viaggiando all'interno di questo limite. Comunque ha avuto un calo potentissimo, guardate qui, è praticamente la media veloce ha superato ed è scesa sotto la media lenta e quella media, e quindi sta totalmente viaggiando sotto media, si dice sotto media. È in ipervendauto, molto venduto, anche se sta lateralizzando momentaneamente. Sta lateralizzando dal 28 fino ad oggi, che è 10, quindi sta lateralizzando da praticamente quasi 15 giorni, quindi metà mese che sta lateralizzando. Quindi non è una brutta notizia. Probabilmente questo è il vero livello di prezzo di XRP. Andiamo a vedere Stellar Lumen XLM, vero? Sì, ecco qua, su Kraken, no, BTC. Ok, andiamo sempre, no, andiamo su Binance questa volta. Vedete, anche qui si è praticamente un po' diventato tutto laterale il mercato. Negli ultimi, questo, beh, questo è negli ultimi 5 giorni, però diciamo che Stellar Lumen è basato su Bitcoin, quindi se Bitcoin lateralizza, tutto lateralizza. E quindi, come avete visto, andiamo a vedere l'ultima moneta NEO US Dollar. Anche questo sta andando a lateralizzare, vero? Verissimo, vedete qua, anche qua sta lateralizzando. Però vedete, avevo anche centrato il valore di prezzo, eh? Sta lateralizzando anche lì, anche NEO all'incirca qua. E anche qui la media velocissima è scesa sotto la media e la media lenta. Quindi anche qua c'è stato un super dead cross che sta continuando. Fino a quando non ci sarà un altro scavallamento di tutto, qua continueremo sempre a fare un po' schifio. E non c'è nessuna notizia che ci può portare a pensare che ci possa essere una ripresa momentaneamente. Secondo me ci sarà questo continuo
lateralizzazione su e giù per qualche giorno, solo e soltanto, cioè fino a quando non ci sarà una regolamentazione che darà un punto a tutto il mercato che sta andando praticamente allo sbaraglio ormai, allo sbaraglio. Siamo arrivati ormai a livello di capitalizzazione di 264 billion dollar. Con una dominance che è scesa, ormai andiamo a vedere di che periodo stiamo parlando con questa capitalizzazione. È una capitalizzazione che ritroviamo all'incirca a novembre, quindi quando ancora il mercato era sano, non era non veniva interferito dai insomma, i poteri forti. Inoltre abbiamo un mercato che negli ultimi 7 giorni ha fatto molto male, tranne Ethereum, che ha fatto praticamente un pari negli ultimi 7 giorni, e un Tron che ha fatto un più 7. Da questo possiamo benissimo evincere che il mercato delle criptovalute o lo giocate super short quando ci sono i picchi, come è successo per esempio a Verge ieri, mi pare, sì, nelle ultime 24 ore ha fatto un 20%, ragazzi, una marea, cioè avremmo potuto fare con 100 dollari 20 dollari. Immaginatevi con 1000 dollari, 200 dollari, non so se c'è, vorrei sapere chi di voi guadagna 200 dollari in un giorno. E inoltre, o lo giochiamo super short, quindi roba di 1-2 giorni massimo, o lo giochiamo super long, e quindi roba di mesi e mesi, almeno 6, 7, 8, un anno anche, perché il mercato delle criptovalute è da utilizzare in questo momento soltanto in questa direzione. Tanto a fine anno rientreranno i top gainer, i top big money, investiranno, faranno salire il mercato, faremo soldi e poi un'altra volta per recuperare. Bene ragazzi, grazie per aver visto il video, ricordate di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale, di andare a visitare la mia pagina Facebook, della quale lascio il link in descrizione, di condividere il video se vi è piaciuto. Grazie al prossimo video, ciao!